Allora, 12 anni di letteratura per ragazzi raccolti in uno studio, un saggio, un'analisi di diverse analisi, se vogliamo, anno per anno. Sì, è da molti anni che il l'Iber promuove dei sondaggi per andare a valutare quali sono nelle librerie, nelle biblioteche italiane i libri che hanno avuto le, le maggiori preferenze, quindi quelli più prestati e quelli più venduti. Dal hanno... 98 in poi? Sì, sì. E... Normalmente nel numero speciale di Liber che esce in, in primavera in occasione della fiera di Bologna sono presentati i risultati di ogni sondaggio annuale: quindi, quali sono i titoli di maggior successo. Eh, questa volta abbiamo pensato di fare un'analisi un po' più approfondita, quindi, non fermandosi a quelli che sono appunto i titoli. Cioè, più rilevanti ma andando un po' a vedere come si compongono come si distribuiscono le preferenze di lettura dei emerge ragazzi Su grandi linee. emerge che innanzitutto si conferma il fatto che ai vertici delle classifiche si trovano certe tipologie di opere quindi i best seller dalla gabbianella di Sepulveda fino a, ai oh. vari titoli di Harry Potter titoli libri che appartengono a dei prodotti seriali che hanno un grande impatto, quindi tanti titoli della, della serie di Geronimo Stilton e anche opere che riescono a godere di un rilancio, di un sostegno delle iniziative cinematografiche. Diciamo che tra letteratura per ragazzi e cinema oggi c'è un rapporto molto fecondo, sì, sì, sì. per cui molti libri per ragazzi ispirano opere cinematografiche e molte opere cinematografiche rilanciano poi, anche a distanza di qualche anno dall'uscita, eh, le, le, le vendite, i prestiti dei libri. Ecco, voi avete predisposto anche un sistema, cioè attribuite dei punteggi in maniera molto organica e precisa, considerando anche diverse varianti. Quindi. Al di là di queste punte di eccellenza dal punto di vista delle vendite poi emerge un sottobosco che poi non è neanche tanto sottobosco no? di scelte e no, preferenze. È una realtà molto complessa. Noi abbiamo avuto la possibilità di combinare i dati che emergono dai sondaggi con la documentazione del nostro Liber Database. Liber Database documenta anno per anno tutte le novità librarie per bambini e ragazzi che vengono pubblicate in Italia con un apparato molto approfondito di termini di indicizzazione, certo. classificazioni e con una valutazione espressa con un numero di stellette da 1 a 4. Quello che abbiamo rilevato è che diciamo, la, la qualità è un fattore molto importante. Noi abbiamo proposto un, un, un grafico che, presentando tutti i libri più prestati e più venduti, in una serie di istogrammi distribuiti in base alle stellette di Liber, quindi da una a quattro stellette, vediamo che c'è una concentrazione di preferenze sulle opere di qualità più eh, importante, più certo. significativa e un aspetto eh, interessante è che l'andamento, la, la linea di tendenza di, queste, di questi istogrammi è in libreria assolutamente perfettamente corrispondente al passaggio da una, due, tre, quattro stelle. Nelle biblioteche c'è comunque una prevalenza di opere che hanno una una maggiore qualità, ma la, la situazione non è così lineare. Questo ci ha fatto riflettere eh, sul fatto che molto probabilmente il pubblico delle librerie è un pubblico che dovendo anche spendere dei soldi, eh, affronta l'acquisto <ride> del libro con eh, alcuni criteri, in biblioteca dove, come nella nostra, insomma, vi è una ampia, totale libertà di scelta per i bambini e i ragazzi, indubbiamente l'orientamento delle scelte di lettura avviene secondo modalità eh, le più diverse. Che area tira sulla produzione di libri per ragazzi? Si sente la crisi? La crisi addirittura acuisce l'ingegno in qualche modo? E cosa ci dobbiamo aspettare? La crisi si è sentita, noi non abbiamo ancora i dati completi della produzione del 2009, ma sicuramente c'è stata una flessione nel numero delle novità. Anche se nel comparto dei libri per bambini e ragazzi. Il, il calo è forse inferiore rispetto a quello che succede in altri comparti eh, editoriali. C'è stata una certa omologazione e una, certa, mh, e, e una prevalenza di prodotti che dal punto di vista qualitativo non sono significativi, quindi se la fase attuale si configura come una possibile eh, revisione di certi modelli produttivi Tantomeno. potrebbe essere un elemento interessante.